Continuiamo ad occuparci di ferrovia, questa volta però parlando del raddoppio della linea Pescara-Roma, perché ieri il Confer si è recato a Roma per un importante incontro. Noi vorremmo parlarne proprio con Luca Pompei, che questa mattina, eccolo collegato già con noi in diretta. Buongiorno Luca, questa mattina ti sei occupato di questa vicenda, quali sono le novità? Beh, intanto, giusto per riprendere il finale del servizio dell'ottimo Raffaele Gianzante, c'è una musica che non tanto piace, soprattutto a Manoppello, per quello che sta accadendo rispetto al progetto ambizioso di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Noi stamattina abbiamo incontrato alcuni rappresentanti del Confer, alcuni di questi ieri hanno incontrato a Roma il commissario governativo Vincenzo Macello e anche il presidente della conferenza servizi marchese per, insomma, fare il punto su un progetto assolutamente lacunoso. Pensa, Anna, dovrebbero essere abbattuti 80 edifici, ci sarebbe la distruzione di un tessuto sociale economico in una vasta area di Manoppello Stazione, oltre a tutta un'altra serie di importanti problemi legati ad esempio al trasporto pubblico. Qui si andrebbe a creare una sorta di disservizio perché alcuni autobus non potranno più passare per Manoppello se questo progetto venisse realizzato. Insomma, tante problematiche che Confer sta affrontando, ma ha avuto ieri anche dei segnali importanti da parte del commissario governativo Macello e della presidente della conferenza dei servizi marchese, che hanno di fatto suggerito di dirottare il tutto agli enti, in particolare i comuni, in questo caso il comune di Manoppello, e soprattutto la regione, che hanno un ruolo fondamentale in quella che è la conferenza dei servizi, che ricordiamo scade tra poco più di un mese, quindi non c'è tanto tempo. Ecco, se regione, comuni innanzitutto, ma soprattutto la regione, dovessero in qualche modo segnalare negativamente l'entità di questo progetto, e allora si potrebbe a quel punto formalmente prendere in esame la famosa variante dei cittadini, ovvero la variante che prevede il raddoppio dei binari nella zona interporto, la zona più congeniale sia a uno sviluppo armonioso della stessa linea ferroviaria, ma anche alla tutela di un'urbanizzazione che su Manoppello è ormai consolidata. Insomma, poco tempo a disposizione, la sollecitazione agli enti, in particolare il comune di Manoppello e in seconda fascia la regione Abruzzo, affinché si facciano sentire nella conferenza dei servizi e pongano il loro veto formale, ribadisco, non tanto il veto così a parole come già espresso nel dibattito pubblico, ma un veto formale, una certificazione del parere assolutamente negativo riguardo a questo progetto di RFI, che non piace assolutamente a nessuno. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni, tempo non ce n'è, e speriamo che il tutto, soprattutto per i cittadini di Manoppello, si vada a risolvere nel più breve tempo possibile. A te, Anna.